Allora ragazzi, bentornati nella rubrica Handheld. Questa volta parliamo del grillo parlante, epico, epico giocattolo degli anni 80, che è anche un po' il simbolo, è uno dei simboli, uno dei giocattoli simbolo degli anni 80, assieme al cubo di Rubik e pochi altri ragazzi, perché questo veramente era un'istituzione negli anni 80, questo giocattolo qua. All'epoca ce l'aveva una mia vicina di casa, questo gioco qui, e io ci giocavo dalla mia vicina di casa. Poi più avanti l'ho recuperato, ne ho comprato, ce n'ho anche uno io di questi, ce n'ho anche uno io, però ragazzi sta in mezzo a tutti gli altri handheld elettronici, l'ho messo insieme a tutti gli altri Jig Tiger, le cose, devo recuperare la scatola, poi quando la recupererò lo vedrete, farò l'unboxing insieme a tutti gli altri giochi e vedrete, sperando che funzioni ancora quello che ho da parte perché sta in cantina nell'altra casa, quindi non so che fine ha fatto la circuiteria, spero che funzioni, incrocio le dita perché era veramente un'istituzione questo gioco qua, ragazzi. Allora, eccolo qua, questa è la confezione originale italiana. Come vediamo sulla confezione c'è scritto semplicemente Texas Instruments, che era la compagnia americana che produceva questo gioco. Però in Italia venne distribuito dalla Clementoni e infatti le versioni successive sulla confezione non ci hanno più scritto Texas Instruments, ci hanno scritto semplicemente Clementoni. Allora, il grillo parlante è molto famoso anche perché uscì in America nel 1979 con il nome Speak and Spell, che vuol dire parla e scrivi praticamente, e andava a batterie ed è famoso anche perché in America nel 1982, quindi 3 anni dopo la sua uscita, che era stranfamosissimo questo giocattolo educativo, venne anche, diciamo, utilizzato nel film E.T. l'extraterrestre di Steven Spielberg, film bellissimo che già abbiamo citato più volte in questo nostro canale, però praticamente l'extraterrestre, l'E.T. di Carlo Rambaldi, l'alienino, utilizzava questo Speak and Spell, questo giochino, anche come uno dei vari pezzi che lui metteva insieme per costruire una ricetrasmittente che mandasse il segnale ai suoi amici alieni, quindi il suo famoso telefono casa passava anche per il grillo parlante, ragazzi. Allora, il grillo parlante da noi uscì diversi anni dopo, alcuni anni dopo la versione americana del 79 della Texas Instruments. E come detto, la versione originale si chiamava Speak and Spell. Allora andava a batterie, ma poteva andare anche col trasformatore che vediamo lì. C'era un attacco per trasformatore dietro. Quello che ho io ce l'ho senza scatola e senza trasformatore, ve lo farò vedere più avanti. Ed è esattamente questo qui come si vede qua. Io spero che si sia ben conservato. Comunque, se vedete in basso, oltre all'immagine del grillo che se l'era inventata la Clementoni e fece una bella paraculata, inventasse questo logo del grilletto e anche il nome grillo parlante. In basso a destra, come vedete piccolo piccolo, c'è scritto Speak and Spell, che è il nome originale di questo gioco. Questo gioco che consiste, adesso lo andiamo a vedere perché ci andiamo a giocare, ragazzi, andiamo a giocarci. Però adesso nella versione americana lo andiamo a giocare. Poi più avanti, quando recupererò la scatola, farò l'unboxing e vedremo se riusciremo a giocare anche alla versione italiana. Sperando che funzioni ancora, incrociamo le dita. Andiamo, ragazzi. Ok, questa è la versione americana, come vedete c'è scritto Texas Instruments e in basso c'è scritto Speak and Spell, e in basso a destra c'è anche il simbolo della Texas Instruments. Che cos'è il simbolo? È semplicemente la figura, cioè il segno, come si dice, la silhouette, come posso dire, il contorno dei confini del Texas, quello è lo stato del Texas, con una I in mezzo, che era la Texas Instruments. Adesso facciamo un po' uno zoomino e andiamo a giocare, ragazzi. Eccolo qua, abbiamo zoomato, ragazzi. Andiamo a vedere bene tutto il display. Eccolo qui. Allora, se ricordate, alcuni di quelli che ricordano il grillo parlante sanno benissimo che in realtà non è che aveva tantissime parole. Io mi ricordo, magari era anche colpa mia che non sapevo bene come mettere i livelli di difficoltà più alti. Però a livello di difficoltà 1 diceva sempre le stesse 10 parole. E quindi tantissimi si ricordano sto coso che diceva scrivi a caccia. Scrivi, sempre con sta cacia, che poi io quando ero piccolo manco sapevo che cos'era la cacia, perché ero piccolissimo, manco lo sapevo cos'era. Comunque ogni volta scrivevo sto cacia perché mi si chiedeva sempre a cacia, mi chiedeva. Adesso andiamo a vedere com'è la versione americana del gioco. Ovviamente c'è più di un gioco dentro, vi faccio vedere all'inizio il gioco base, che è lo spell. Eccolo qua, spell A, che sarebbe livello base. Andiamo a giocare. Go.
Allora, mi ha detto scrivi learn, che vuol dire imparare, appunto, Ecco, learn, che vuol dire imparare. Però, ragazzi, come esattamente come nella versione italiana, anche in questa versione americana a volte non si capisce bene cosa dice. Bisogna un po' aguzzare l'orecchio. Quindi, ok, diamo enter, vediamo se ci abbiamo azzeccato. That is correct. Now Dice spell ton. corretto. Adesso mi ha chiesto di dire un'altra parola, ma io non l'ho capita. Sentiamo un po'. Ton. Gli dico ripeti. Ton. Ton. Tonnellata sarebbe? Ton. Ton, mi pare che dice ton, che vuol dire tonnellata. Apriamo un po'. Sicuramente è sbagliato. You are correct. Next Giusto. spell, walk. Walk, questo è facile. Walk, camminare. Si scrive così. W Alzo anche un po' il volume così sentiamo meglio, mo'. That is right. Now try ski. Dici, è corretta, adesso prova sti. Che cacchio di parola è questa? Non l'ho capita, aspetta, dimmi un po'. Comunque io prima ho fatto una partita di prova, ragazzi, in questa versione americana, e già mi sta dicendo delle parole completamente diverse. Non è come la versione italiana che mi dica sempre le stesse 10 parole, mi diceva. Aspetta, ripeti un po'. Ski. Ski? Pare che ha detto ski, che vuol dire sci in inglese. S Ski, vediamo un po'. You are right. Try Giusto. fight. Fright, ha detto, arriva tipo. Fight. Fight. Fight, combattimento, F vediamo I G H T un po'. Fight, vediamo un po'. Questo è utile anche per imparare l'inglese, ragazzi, perché questo qui è un gioco didattico per chi tipo c'ha 3, 4, 5, 6, 7 anni. Però, se uno è straniero, va bene pure se sei grande perché ti impari l'inglese. Comunque andiamo. Wrong. Try again. Fight. È sbagliato, ha detto che è sbagliato, riprova. Nella versione italiana diceva sbagliato, riprova e controlla, una cosa del genere diceva. Risentiamo un po' che dice. Fight. Fight. Faint, vuol dire debole. Fight. Fight. A me pare che dice fight, che vuol dire combattimento. Oppure questo è fright, ma non è fright spavento. Fight. Provo faint, però si dovrebbe F pronunciare feint. Feint dovrebbe That is incorrect. essere. The Sbagliato. correct spelling of fight is Ah! Pint, P-I-N-T. che Fight vuol dire. spell cat. Ma vaffancuore, ma ha detto pint, che vuol dire pinta, pinta di birra, no? Però in questo caso pai, lui ha detto find, l'avete sentito? L'ho sentito 22, dice find, 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 no pint. Vabbè, sentiamo un po' che dice adesso. Calf, calf, calf. Chef. C H A Wrong. Try again. Calf. Sbagliato. Sarà chef? C H E Si dice chef, non c'è chef. That is incorrect. The Sbagliato. correct spelling of calf is C A L F Ah, calf. kelf. Now spell guess. Pare che diceva chef, invece era kelf, che vuol dire tipo bisonte, una cosa del genere. Aspetta, appunto Texas Instruments, quindi il bisonte ci sta proprio a pennello. Sentiamo un po', aspetta. Guess. Guess. Jeff o jest? Guess. 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 Ma non si capiscono queste parole, regà. Allora, un po'. Gest? Wrong. Try again. Ma porca. Non Guess. si capisce. Guess. 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 Jess. Che nome, Jess. Ma J non è. That is incorrect. The Sbagliato. correct spelling of Sentiamo che era. guess is Ah, guest. Guess. Guess. Next spell, oven. Era guess, che vuol dire indovina. Però va la indovina, indovina, non si indovinava. Allora, vediamo un po'. Repeat. Oven.
Oven? Vuol di forno? Prova un po'. Oven. That is right. Now Oh, try ci ho preso. ocean. Ci ho preso. Oven era giusto, forno. Vediamo un po' che ha detto. Ocean. Ocean, questo è facile. L'oceano. Che io sbaglio sempre. Sbaglio sempre a pronunciare perché quando si parla della Ocean, quella che fa i giochi per Commodore, dico sempre o Ocean all'italiano, oppure dico Ocean, invece no, si dice Ocean. C-E-A-N. Ocean, si dice, hai capito? No, come dico io, Ocean, io dico Ocean, invece si dice Ocean. Ocean. Ecco. Io sbaglio sempre a pronunciarla sta parola. Giusto? You are right. Try honor. Honor, questo è facile. C'è pure il telefonino che si chiama Honor, quindi è a posto. That is correct. Giusto. Here is your score. 7 correct, 3 wrong. Ah, ne ho beccate, 7 ne ho beccate e 3 ne ho sbagliate, mi ha dato il punteggio. Allora, mo proviamo. Module. Aspetta un attimo. Come faccio a cambiare? Livello di difficoltà? Ah. B, Allora, ci sono 4 livelli di difficoltà, A, B, C, D, e se puoi scegliere. Io sta cosa non l'avevo mai capita quando ero ragazzino come cambiare il livello di difficoltà, ma al volo lo sono riuscito a capire. Allora, apriamo un altro gioco che si può fare. Parola misteriosa. Allora, devo indovinare sta parola. Tipo, mo io butto una A. Non ce l'ha. Ho beccato la E. Attenzione. Proviamo la N. Niente, non c'è. La I. Ah, forse ho capito, può essere Thief, ladro. No, non è Thief, ladro. L. Non c'è. A T. Quiet, può essere quiet, che vuol dire silenzioso. Q. Silenzio. È giusto, quiet, ci ho preso, ragazzi. Dov'è la U? You win, ho vinto. E vai. Via dell'Undersecchio. Allora, questa era la parola misteriosa, però. Allora, proviamo un altro modo. Codice. Codice, come questo è tipo Mastermind, mi sa. A, B, C, D, E. Beh. Ah! Aspetta, ho capito. Codice in pratica prende una parola che gli do l'anagramma, tipo se io dico, che ne so, vaffa, che so, vaffa, io gli dico vaffa, gli dico, fammi il codice, diventa kfaf, bello, mi piace, no, mi fa schifo, compriamone un'altra, che ne so. Che ne so, Ciccio di Ciccio Gamer, vediamo un po'. E non me la fa? Dai, code. Allora, vediamo un po'. Se no, un'altra parola, che ne so, invece Ciccio Gamer, proviamo a scrivere un'altra parola, che ne so. Grillo, vediamo un po' Grillo. No, Beppe Grillo, nel senso Grillo parlante. Vediamo un po' Grillo che diventa. Diventa Zoxur. Zoxur. E poi se uno fa così, no? Resetta il tutto. Se uno resetta il tutto, ho sbagliato. E scrive, che ne so, io voglio sapere, che ne so, un amico mio mi ha detto Zoxur. Scrivo Zoxur. E lui me la trasforma in grillo. E questo è un modo per avere un codice. Scusate ragazzi, non so bene bene, non so proprio bene. Allora, proviamo un altro giochino. Proviamo questo della lettera misteriosa, vediamo un po'. Beh. Beh, come funziona?
capito sto gioco. O Oh, che ne D so? Onda, A scriviamo. Resciff. Ma questo è uguale a code, è uguale a code. È uguale a code, è solo che ti suggerisce una lettera, non so perché. Proviamo it, quest'altro gioco, non so che è. Se it ha. Che com'è sto gioco? Come funziona? Boh. Fa un'altra parola misteriosa, ragazzi. Ci facciamo dare un indizio, però. Ci ha tirato fuori la. Sarà Acacia, come quello italiano? Però con la M. La O. La E non c'è, la I ce sarà. La I c'è. Proviamo con la S. Coccati. Boh, non c'ho idea, ragazzi, che parola è? Ala i. Boh. Non so, ragazzi. Facciamoci dare un indizio. I win. Against, che vuol dire contro. Against, come, mannaggia. Hai vinto, l'ho vinto lui? Prova un altro. La A non c'è. La I non c'è. La E ce ne stanno un botto, te, eh. Abbiamo la V. Eve l'ho beccato. Evergreen. Ma non, no, perché finisce con la E. Evertree. Non può essere perché ci sono due alla fine. Evergreen. Non può essere Evergreen. Non c'è. Evermore. Evermore, no, ever. Niente, questo non c'è. Everyone con la Y qui. Dov'è la Y qua? Eccola. Why you win? Ho vinto io, everyone. Tutti quanti per dire. Ok, ragazzi. Questo era Speak and Spell, il grillo parlante. Molto simpatico, molto carino come gioco. Scusate ragazzi, non sto bene. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi, alla prossima. Prossimamente vi farò vedere anche quello mio, del grillo parlante, il grillo mio, il mio grillo. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao ciao ciao. Ciao.